Buon pomeriggio, benvenuti al gioco delle coppie. È un sabato, io auguro a tutti voi un felice fine settimana, spero che siete in tanti davanti al teleschermo, avete visto con quale veemenza sono entrato, tanta è la voglia di cominciare anche oggi una nuova puntata del gioco delle coppie con le nostre prime tre concorrenti che sono Marianna, Rossella e Barbara, eccole qui. Buon pomeriggio. Ciao Marianna. Marianna, cosa ci racconti di te? Sono Marianna, vengo da Firenze, sì. Seguendo il primo anno della facoltà di economia e commercio, sì. E niente, nel tempo libero... Marianna, sei un po' emozionata, ma questo è normalissimo, se tu non fossi emozionata sarebbe strano, perché tu da grande lo sai cosa farai? Ancora, di preciso no. Non lo sai ancora. No. Benvenuta, buon divertimento al gioco delle coppie, Marianna, accomodati pure. Rossella, ciao Rossella. Cosa ci racconti, Rossella? Niente, io sono Rossella, sono impiegata in una società di grafica. E figli? Ce l'avamo arrivati tutti. Sì. Sono impiegata, ufficio estero, lettera ufficio estero, e niente, gioco a tennis durante il tempo libero, mi piace molto, e basta. E tu da grande lo sai cosa farai? Diventerò... non lo so. Non lo sai, non lo sai. Non lo so ancora. Sono ancora piccola. Va benissimo, va benissimo, Rossella, benvenuta. Ciao. Accomodati pure. Barbara, ciao. Barbara invece? Vengo da Napoli. Da Napoli. Sono iscritta al secondo anno di scienze politiche. Sì. Sono sportivissima, pratico tantissimi sport, tennis, nuoto, anche sci, nautico, insomma me ne mancano pochissimi, insomma, proprio, fatte di tutte. Di tutti i colori. Qual è lo sport che ti piace di più però? Il nuoto. Il nuoto. Senti, anche a te questa domanda che io amo fare, perché mi piace sapere i sogni, quali sono dei nostri concorrenti. Tu da grande cosa vorrai fare, Barbara? Vabbè, tenendo presenti gli studi, magari come sogno nel caso, che so, l'ambasciatrice di un paese orientale, un paese Qual è asiatico. Il paese che ti suscita fantasie le più sfrenate? La Cina. La Cina, ambasciatrice in Cina. Barbara, benvenuta al gioco Grazie. Delle coppie per ora. Accomodati pure alla postazione delle concorrenti, mentre io vado a conoscere il concorrente cacciatore di questa prima mancia di questo sabato, che si chiama Davide, il quale viene da Castel Bolognese in provincia di Ravenna. Eccolo qui Davide, buon pomeriggio Davide. Ciao. Benvenuto al gioco delle coppie. Allora Davide viene, abbiamo detto, da Castel Bolognese in provincia di Ravenna. Esatto. Cosa ci racconti di te Davide? Ma io faccio il barista, lavoro con i miei sì. a Castel Bolognese. Vado sei spesso fare... in discoteche, sì. un po' troppo. Ah sì? Magari quest'altro anno spero di dormire un po' di più. Sì. Benvenuto al gioco delle coppie, accomodati Grazie. Pure Davide. Un attimo di attenzione adesso per voi che ci seguite da casa. Scavolini, la cucina più amata dagli italiani. Presente? Crescere così, con loro per amici, è una grande avventura, che raccontarla non basta. Crescere così senza confini, senza nessuno, può essere un gioco molto divertente. Diventare uomo così, senza parole, può diventare una storia tutta da raccontare. Hai ancora molto da imparare, uomo scimmia. Greystock, la leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie. Domani 20:30 su Canale 5. Buono. Ogni mia giornata comincia con Tenfre. Una piacevole abitudine. Io bevo Tenfre perché è buono qui e buono qui. Tenfre deteinato, solo il piacere del tè. Col galletto Vallespluga c'è una grossa novità. Ora è nato anche il polletto, che è già pronto per la griglia, che è più grosso del galletto. Anche lui scudetto rosso, garanzia di qualità. Dal galletto Vallespluga, altra grossa novità. Nella nuova confezione il polletto è già sgrassato, fiammeggiato e ben lavato. Da passare alla padella è una gran comodità. Il galletto col polletto sono prodotti Vallespluga. Sempre rosso è lo scudetto, garanzia di qualità. Ehi, ma non volevi fare un giro in B?
bici? Ceri di pioggia. Maionese galvettica, gusto a bontà. Ti preoccupi di gengive sanguinanti? Dovresti. Gengive. Gioco delle coppie, stiamo per cominciare la prima manche di oggi. La parola al nostro Davide, il barista di Castel Bolognese. Dunque, innanzitutto, ciao. Colgo anche l'occasione di salutare tutte le persone che conosco, anche quelle a cui non sto simpatico, che ce ne sono. E tu sei superiore e le saluti lo stesso. E io sono superiore e saluto lo stesso. Benissimo, Davide. Dunque, prima domanda. Tu che ne pensi di quella ragazza che vuole avere un figlio ma non un marito? Marianna. Io penso che è una ragazza sicura di sé, che crede di poter riuscire sia il ruolo di una madre sia il ruolo di un padre. Però secondo me ha un'eccessiva autoconsiderazione di sé. Non è facile avere un figlio da sola. Sì. Rossella. Beh, io credo che effettivamente non abbia ben chiaro cosa significhi avere un impegno con un figlio, educarlo, in quanto credo che la figura del padre, quindi di un marito o di un uomo, sia veramente importante in una famiglia. Barbara. Appunto, diciamo che anche alla base magari c'è anche un pochettino di, secondo me, di immaturità, in quanto la figura della madre sì è importante, però comunque anche quella del padre, perché l'impegno che richiede un figlio è una cosa molto molto importante, comunque richiede principalmente anche una molta responsabilità, cosa che una donna da sola insomma è un po' difficile. Ho capito. Marianna, Rossella o Barbara su questo tema molto difficile? Barbara. Domanda supplementare per Barbara. Dunque, tu ottieni sempre quello che vuoi? Sì, quando voglio sì. Quando voglio qualcosa riesco sempre a fare di tutto per ottenerlo, sì. Sembra una ragazza molto decisa, molto sicura di sé, Barbara. Molto. Che è una cosa molto positiva. Infatti. Seconda domanda per Davide. Dunque, fai finta di essere in un bellissimo letto bianco con una bellissima vestaglia rossa. Però ti sei dimenticata la finestra della tua camera aperta. Entra un piccione e ti deposita un biglietto. Cosa c'è scritto? E soprattutto, chi te l'ha mandato? Rossella, questo piccione guardone e viaggiatore, che cosa ti... No, non mi incuriosirebbe affatto, perché so che arriva da un mio ammiratore noioso, quindi farei fare una brutta fine sia al piccione che a... Addirittura, povero sì. Piccione, mamma mia. Barbara. Ma io penserei che è un corteggiatore bizzarro che mi invita ad un appuntamento tutto pieno da scoprire, tutto pieno di sorprese, sicuramente da non perdere. Marianna? Io invece penso sia un messaggio degli dèi che mi avvertono di essere stata prescelta come l'ultima immortale. Complimenti anche per la fantasia, perché effettivamente. Ma io scelgo. Rossella, Barbara o Marianna? Ancora Barbara. Ancora Barbara. Domanda supplementare per Barbara. Dunque, ti piace guardarti allo specchio nuda? Nuda? Nuda, senza vestiti. Niente, senza niente. Senza niente addosso, insomma. È ovvio. Ma diciamo sì, anche perché insomma mi piaccio, quindi non sono eccessivamente narcisista, però mi piaccio, quindi mi vado bene come sono. C'è un signore che conferma, un ammiratore di Barbara. Bene, è arrivato adesso il momento per Davide di scegliere la sua compagna di viaggio. Noi le facciamo rivedere per un attimo ai nostri telespettatori. Sono Marianna, Rossella e Barbara. Sangia tutti. Barbara. Ti sei fissato su Barbara ed è Barbara la tua scelta. Marianna. Ciao Marianna, arrivederci. Rossella, ecco Rossella. Ciao. Carinissima. Ciao Rossella. Avvicinati al muro magico, Daniele. E adesso il muro. No, col piede. Ecco, perfetto. Allora, descrivici, visto che eri così deciso sulla scelta di Barbara. Vediamo se riesci a indovinarla. Dunque, ma io l'immagino bionda, sì. Capelli a caschetto, alta 1,70,
carina, simpatica, poi chissà, magari molto anche... Molto decisa, lo ha dimostrato di esserlo. Sì, poi chissà, magari anche disponibile, ma... questo... Barbara, io non so, la parola... Magari mi sbaglio. Vediamo se riesci... Tu non mettere le mani avanti, Daniele. Vediamo se Davide. Barbara invece riesce a immaginare Davide. Ma sinceramente non è che l'immagino molto, comunque spero sia alto, un po' più alto di me. Sì. Magari bruno. Sì. Occhi chiari, così. Occhi chiari. Via il muro magico, Barbara e Davide, eccoli qui. Venite con me, Barbara e Davide. Allora, rispondeva alle descrizioni, cioè il suo tono deciso, la sua sicurezza. I capelli sono un po' più lunghi, però insomma, sì, più no, o meno. Magari se te li scioglie, te li tagli, può darsi che... Sì. Però dai, è una bella pretesa. La stessa idea, comunque. Lei è, beh, così, gli occhi... lei è molto decisa, non se li taglierà mai. No, gli no. Occhi ci sono, quelli sì. Meno male che ci sono gli occhi. Tu invece, Davide, te lo immaginavi così? No, decisamente no. Diverso. È una sorpresa. No. Bruno. Avevo detto Bruno, pensavo fosse Bruno. Me li piangerò allora. E noi andiamo a vedere le altre affinità di coppia, cominciando da quella tra Marianna e Davide. Marianna e Davide totalizzano un'affinità di coppia di 44. Adesso verifichiamo l'affinità di coppia tra Rossella e Davide. Rossella e Davide totalizzano 64. Ed ora è il momento di stabilire un bel contatto tra Barbara e Davide, perché il punteggio da superare è di 64. 78 il più alto, complimenti, 3 milioni per voi. 3 milioni per voi e anche un bellissimo premio che c'è in palio, che è il viaggio in Jugoslavia, del quale... Neanche io. Magari. Nel quale avrete come testimone la nostra Coco. Ciao Corrado. Ciao Coco, ciao, come va? Ciao a tutti. Ciao. Perché ciao così? E perché Coco, tu... Io ho visto un signore che aveva gli occhi un po' alla tira e molla adesso mentre ti guardava. E perché devo dire che susciti grandi entusiasmi qui nello studio, Coco. Ecco. No comment. No comment. Sì, lo so, scusa, ma sì. E non qui oggi, tu sai, il mio testo è un po' così. Bisogna di dottore. Detto? Ma come parla? Va bene, senti, parliamo di Jugoslavia. Sì, senz'altro. Senz'altro. Jugoslavia, in particolare di Nova Gorica. Nova Gorica, che è un posto veramente bellissimo di questa nazione così affascinante. Il tour operator Intersaga e l'ente del turismo jugoslavo vi offrono un soggiorno a Nova Gorica presso l'Hotel Park, dove potrete trascorrere, qui lo vediamo, piacevolissime serate anche nel casinò. Attenzione però. È sabato oggi, Coco, eh? Sì, sì. Domani domenica. Brava! Facciamo... facciamo un break, ma io devo dire tante cose dai, fine di programma. Alla fine la dici? Sì. Ci lasci nell'attesa? Sì. Facciamo un attimo di pausa e poi sarà la seconda mancia del gioco delle coppie tra poco. Minestre Knorr e risotti Knorr vi danno gratis gente e gioia ogni settimana fino al 7 aprile e vi presentano... Questa sera alle 20.40 su Canale 5... Faccia stavo parlando, non mi puoi interrompere. Ma lo faccio... Siccome c'è Holiday on Ice, sì. Lo faccio cantando. Stasera alle 20.40... E cos'è che c'è? Holiday on Ice. Ci sarà Holiday on Ice. Non Holiday on Ice. Quello su ghiaccio. Presentano. Chi? Presentano. Stasera alle 20.40 ci sarà Holiday on Ice. E presentano? L'ho già fatto. Prodonizzi. Ah sì, scusa, ci sarà, presenterà Fiorella Pierobon e Cippa Lippa. Cippa Lippa, Claudio Lippi. E Cippi Luppi. Sto sempre in mezzo al traffico e quando ho fame perdo la pazienza. Quando hai fame, scegli qualcosa che sia anche buono. Con Fiesta ti nutri con tanta bontà. Mangio una Fiesta e mi torna il buon umore. Mangia una Fiesta e la vita ti sorride. Metteresti in bocca questa forchetta così sporca e incrostata? Sicuramente no. Eppure lasci che il tartaro ti incrosti i denti. E il tartaro è terreno fertile per i batteri. Solo il dentista può rimuoverlo. Poi a Z Tartar Control
ne rallenta la riformazione. E dove non c'è tartaro, ci sono meno impurità. AZ Tartar Control combatte il tartaro per l'igiene della bocca. AZ, anche il vostro dentista se ne accorgerà. Se il tuo bambino a scuola non ha nulla da bere, beve un po' come capita. E allora? Anche a scuola? E sta te? Certo, perché è importante bere in modo giusto. Bevi sano, bevi bene, anche a scuola. E sta te? Studio medicina e capita che le amiche mi chiedano consigli. Spesso hanno dubbi di igiene intima, ma io mi sento di rassicurarle. Come donna e futuro medico, ho letto i test clinici di nuovo Infasi Intimo. In soggetti sani non altera il pH, in soggetti con irritazioni non impedisce la normalizzazione. Questo vuol dire che ogni giorno posso ritrovare tranquillamente quel gran senso di pulito. Il rassicurante senso di pulito. Di nuovo Infasi Intimo. Ci sono dei posti dove ti senti subito a casa. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Come questa sfoglia emiliana, tirata con cura fino a diventare un velo di sapore. Barilla te ne ripropone il segreto con le spianarelle. Così a tavola scopri l'Emilia. Vere emiliane, vero piacere. Dove c'è Barilla, c'è casa. Ah, l'amore. Soltanto l'idea che tu mi possa baciare mi viene da vomitare. Cosa si può fare per amore? Dio mio, lei puzza come una capra. Guardate questo. Vado bene così. E guardate quello. Tu non sei nudo, ti sei vestito da nudo. E voi, fareste così? Come questo o come quello? Perché no? In amore tutto si può fare. Questo e quello. Alla follia. Stasera alle ore 23 su Canale 5. Bentornati al gioco delle coppie per la seconda manche. Io volevo ricordare ai nostri telespettatori di scrivere e per partecipare al gioco inviando il vostro nome, il vostro cognome, la vostra fotografia, il vostro numero di telefono, e poi anche scrivete per dirci le vostre impressioni sulla nostra trasmissione, che sono quanto mai gradite. Noi ascolteremo sicuramente i vostri consigli per migliorarci. Ed ora scusate, mi sono inceppato. E adesso conosciamo i concorrenti che daranno vita alla seconda manche di oggi, che sono Graziano, Antonio e Giuseppe. Eccoli qui, ciao Graziano. Ciao padre. Cosa ci racconti di te, Graziano? Niente di particolare, vengo dalla Sardegna, da Twili, in provincia di Cagliari. Twili? Twili. Ho 31 anni, sì. Faccio l'artigiano, lavoro nel settore dolciario. Ah, fai i dolci sardi. Sono Caspita. Famosi anche qui? Sono famosi, sì. Va benissimo. Come si chiama il dolce sardo più famoso? Ma ce ne sono tanti. Per noi il più particolare, diciamo, è il torrone. Il torrone, molto bene. Graziano, io ti auguro il benvenuto qui al gioco del torrone. Accomodati pure. Antonio. Ciao. Ciao Antonio. Antonio ci racconterà adesso qualcosa di lui. Vengo da Napoli, sì. Dove lavoro per una concessionaria e mi occupo per una concessionaria di automobili. Di automobili. Sì. Mi occupo di contabilità praticamente. Okay. Nel tempo libero lo dedico praticamente alla palestra, sì. Agli amici, alla. Dove? A stare insieme agli amici. Da sì, grande, sì. Antonio, lo sai cosa farai? L'hai già deciso? No, ti posso dire, da piccolo volevo fare il benzinaio. Ah, da... vedi? Sei rimasto in tema. Da piccolo volevo fare il benzinaio. Sì. Ad una certa età mi è venuta la voglia di fare il pilota di Formula 1. Adesso mi accontenterei di fare una vita tranquilla. Una vita tranquilla. Comunque allora, sei rimasto nel campo delle automobili. Sì, senz'altro. Benvenuto Antonio. Accomodati pure al gioco delle coppie. Giuseppe. Caro Giuseppe, come va? Ma direi abbastanza bene. Perfetto. Giuseppe, cosa ci racconti di te? Dunque, io vengo da Galliate, provincia di Novara. Sì. Come lavoro faccio il pittore e faccio delle serate come piano bar. Ah, però... nei locali. È una carriera gloriosissima quella del piano bar, del pianista. Non solo, diciamo che la mia ispirazione è fare il cantautore. Ah. E quindi parallelamente porto avanti il mio discorso personale, che per ora non è ancora. Qual è il tuo cantautore preferito, Giuseppe?
Ma fino a un po' di tempo fa mi ispiravo un po' al country californiano, cantautore canadese Neil Young. Neil Young, grandissimo Neil Young, certo. Italiani? Italiani, cantautori anni 70, Guccini, Bennato, Dalla. Ho capito. Finardi. Giuseppe, benvenuto al gioco delle coppie. Accomodati pure mentre io vado a conoscere la cacciatrice di questa seconda mancia, che si chiama Lilly e viene da Milano. Lilly! Eccola qui Lilly, buon pomeriggio. Ciao. Lilly e benvenuta al gioco delle coppie. Lilly viene da Milano. Da Milano. Scusa, ho dei problemi già prima, mi stavo per... ho dei problemi di voce. Parla. Io vengo tu, allora, da Milano, Lilly. Mi chiamo Lilly. Sì. E sono un art director, anche se non ho mai professato questo lavoro, perché attualmente lavoro come modella. Ho capito. Art director, vogliamo in spiegare ai nostri, per quanto riguarda è la pubblicità. È una scala, diciamo, dell'agenzia di pubblicità. Hai già deciso cosa vuoi fare da grande? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Sì, vorrei diventare un buon direttore creativo. Per quanto riguarda la pubblicità. Agenzia di pubblicità. È un lavoro molto interessante. Buona fortuna al gioco. Grazie. Delle coppie, accomodati pure. Lilly. E cominciamo questa seconda manche con la prima domanda. A te la parola, Lilly. Sei avvicinato da una sconosciuta, la quale ti chiede di, dietro compenso, di darle un figlio. Tu cosa fai? Graziano. Beh, diciamo, sei bruttina, ci faccio un pensierino solo se la contropartita è molto alta. Sei carina, faccio un sacrificio comunque. Decisamente, se è qualcosa di contrario, lasciamo perdere. Lasci perdere. Antonio? Dunque, a me piacciono molto i bambini e credo che la cura di un figlio debba essere fatta da due persone che si vogliono bene, senz'altro non da due persone che si conoscono così. Così per caso. Per caso. Anzi, a questo punto farei una controfferta dicendo prenditi il doppio dei soldi e va da qualcun altro. Giuseppe. Ma credo che mi provocherebbe una reazione non piacevole, nel senso che mi darebbe molto fastidio questa cosa. E cosa faresti, Giuseppe? Cercherei di convincerla di parlarle affinché possa trovare altre soluzioni. E comunque non quella di pagare un uomo per avere no, un figlio da lui. Per me è predominante il concetto dell'amore nella vita. Certo. E tutte queste cose, certo, per me sono in più. Eppure pensa che ci sono delle persone a volte che forse al limite della disperazione, dell'infelicità, ricorrono a cose stranissime per, certo, per avere un figlio. Graziano, Antonio o Giuseppe? Lilly. Giuseppe. Giuseppe. Domanda supplementare per Giuseppe, il nostro cantautore. Giuseppe, senti, cosa ne pensi di un uomo che provi amore per due donne contemporaneamente? Beato lui. No, adesso è una battuta. Ma è una faccenda complicata. Credo che non va né condannata né salvata, va semplicemente capita psicologicamente e va trovato un giusto... Ci sono uomini a volte che si barcamenano in queste con più storie, vivendo quella che io ho sempre definito una situation comoda, invece che una situation comedy. Seconda domanda per la nostra Lilly. A quale discussione non vorresti mai prender parte? E su quale argomento e con chi? Antonio. Le discussioni sull'argomento soldi sono le discussioni che proprio non approvo. Se poi una discussione del genere la doveste tenere con la ragazza a cui tengo, troncherei lì, insomma. Non ti piace parlare di soldi? Magari solo riceverli eventualmente. Magari. Giuseppe. Giuseppe ha un attimo di grave amnesia, che può capitare, capita anche a noi presentatori, figurati. Vediamo se ti è venuto in mente. Qual è l'argomento del quale non vuoi mai parlare, Giuseppe? Ma diciamo che mi darebbe così... fastidio parlare fastidio. Con persone che vedono le cose da un solo punto di vista, senza rispettare gli altri, e parlo di persone religiose o no,
certo. che credono di poter insegnare la verità. Che la loro ragione, la loro verità sia unica per tutti. Ecco, certo. Intransigenti. Graziano. Ma sicuramente non parlerei mai con nessuno di problemi privati altrui, perché è una cosa che mi dà molto fastidio. Lilli, Antonio, Giuseppe o Graziano? Antonio. Antonio. Domanda supplementare per Antonio. Antonio, nelle discussioni sei tollerante e democratico oppure irascibile e assolutista? No, sono senz'altro tollerante, cerco di ragionare in ogni caso. Che era poi il discorso che faceva Giuseppe prima. Cerchi di ragionare, non pensi di avere ragione solamente tu, ascolti anche gli altri. Molto bene, adesso è arrivato il momento per Lilli di scegliere il suo compagno di viaggio. Noi facciamo un attimo di pausa e poi sarà ancora il gioco delle coppie. A tra poco! Minestre Knorr e risotti Knorr vi danno gratis gente e gioia ogni settimana fino al 7 aprile e vi presentano Top Model. Un vestito, solo un vestito, quasi niente. In un istante una così a Milano può svenire senza un grido. E altre come lei, belle così, senza ragione seguirla, chissà dove. Modelle, solo foto, pezzi di carta che bruciano in silenzio. Sotto il vestito, niente. Venerdì, 20:40, Canale 5. Le mie piante le curo io e sono sempre più belle. Pratico Giardino, tante idee per le tue piante. Pratico. In edicola, il primo fascicolo con il raccoglitore a sole 1000 lire. Pratico Giardino, una proposta De Agostini.